ragazzi, io sono Martex, bentornati su nuovissimo video mattutino. Sperando che domani mattina riceveremo un update bello sostanzioso in game, grazie per l'ottimizzatore. Ragazzi, sicuramente nel mentre vi sarete accorti che in giro per la mappa ci sono un po' di poster e ancora non abbiamo capito a che cosa si riferiscono. In questo caso mi trovo ad esempio a Bastione Brutale, ne dovremmo avere proprio uno sotto questo porticato. Ed eccolo qui. La cosa carina è che sono pure tradotti, eh. Fatemi killare questi due lupetti, se no danno fastidio. Ok. Uno. Due. Vabbè. C'è un altro? Grazie. L'invasione. Poi quando te ne serve uno solo per completare una determinata sfida, estinti. Perché faccio riferimento all'aggiornamento che dovrebbe esserci domani? Speriamo, ragazzi, incrociamo le dita. Perché ancora non abbiamo capito se tale poster faccia riferimento ad una modalità in arrivo domani oppure nei prossimi giorni, anche se stento a credere che droppino un qualcosa in super late season. Quindi o è domani oppure è il tema della prossima stagione, ed in molti stanno speculando su questo argomento. Infatti stanno collegando i ricercati ad un possibile tema ufficiale della stagione 2, capitolo 4. Volevo dirvi solamente questa cosetta. Secondo voi si tratta di una semplicissima modalità che vedremo prestissimo, vale a dire nei prossimi giorni, oppure potrebbe avere a che fare con la stagione 2? Ovviamente questo che vedete non è l'unico poster, e tra l'altro in molti, raga, ma davvero in tanti, sto vedendo tantissime copertine in giro a chiappa visite con questo Fortnite Most Wanted, che sarebbe, eccolo lì, a quanto pare, vabbè, non lo so raga, non ne sono sicuro, io credo che sia più una mod. Qui ne abbiamo un altro con colori diversi, Fortnite Most Wanted, in questo caso Fortnite i ricercati, qua su leggiamo sangue freddo. Ragazzi, la butto lì. Potrebbe o non potrebbe essere una modalità simile alla rapina, quella che venne implementata qualche anno fa nel capitolo 1, in particolare su Fortnite, dove appunto avevamo una squadra di jolly, tutti quanti avevamo in saccoccia un bel lama pesantuccio e dovevamo raggiungere il mega reboot van in aria assieme a tutta la squad. Oppure qualcosa di molto simile alla modalità di Among Us su Fortnite, quindi gli impostori, non ne ho idea. Una cosa è sicura, non ha messo in giro per la mappa tutti questi poster così a caso. Spero vivamente che tramite l'aggiornamento di domani si riesca a capire un qualcosa, anche perché ragazzi, se non dovessero implementare nulla, vale a dire che ci sarà un collegamento sicuro, non al 100%, per la season 2. Girovagando per l'isola ed interagendo con un bel po' di NPC che sono posti su quest'ultima, noterete alcuni dialoghi parecchio strani, e sì, potremmo collegarlo ad un qualcosa di non tanto legit, non lo so, sta intravando qualcosina. Tra l'altro sembrerebbe che NPC come Aura, Jolly, Lusso, versione maschile e tante altre siano all'interno di una sorta di bundle predisposto ad essere appunto all'interno di una modalità. Non ricordo lui cosa dicesse. Jolly sta formando una squadra per irrompere nel cavo di una banda rivale. Madò, totalmente a caso ho beccato sto dialogo. Credo proprio che ci sarà anche lui all'interno di quel pacchetto di cui vi stavo parlando pochi secondi fa. A proposito della skin lusso di cui vi parlavo, quella maschile, dovrebbero averla droppata questa mattina nello shop giornaliero, direi. Non proprio a caso. A breve ci arriveremo. Nel mentre volevo ringraziare tutti coloro che ieri hanno testato e hanno giocato, hanno completato la default Deathrun del vostro Martexone. Ragazzi miei, se ancora non l'aveste fatto, codice qui in alto, andate su codice isola e boom, giocatela. Davvero un grazie infinito a tutti. Tutti coloro che la giocheranno e soprattutto a coloro che l'hanno già giocata. Grazie raga. Noi codichiamo Martex e la tienda The Fortnite, lo shop di oggi, propone questo. Dovrebbe essere uno shop a tema San Valentino, teoricamente. Allora, abbiamo Adeline, non c'è bastata. Non c'è bastata sotto al capanno di mezz'inverno, assolutamente no. Il nostro pesce secco, incrociatore corallino, ragazzi miei. Il sound di questo tavolano, meraviglioso. Abbiamo Bundle Cuori di Pietra, madò.
Questo potrebbe essere scontato a parecchi di voi che stanno guardando questo video. A parecchie persone, ragazzi miei, potrebbe risultare un mega sconticino stamani per questo bundle. Non sto scherzando, anche perché molti oggetti, come ad esempio Veramore, potrebbe già essere nell'armadietto. Quindi sì, date un'occhiata, codigo Martex e let's go. Eccolo qui! Windwalker, la ricordo bene, reagiva, se non erro, alle chest che aprivamo. Infatti i tatuaggi si illuminano quando apri un forziere. Ma Sterling fa parte del set 24.000, 24 key, ragazzi miei. È la versione maschile di lusso, skin finale del pass battaglia stagione 8 capitolo 1. Mamma mia, il suo piccone non è stato droppato, bellissimo anche quello. Dicono che sia una skin parecchio odiata, ma a me sinceramente non dispiace. Vi è riportato anche qui il dragone, bello bello bello. Ragazzi, secondo me non è un drop casuale. Tra l'altro non usciva dal 24 dicembre 2020, più di 700 giorni nel magazzino, quindi sì, parecchio tempo. Allora, segnapunti 8, Overdrive. Se non erro, vidi questi mod per la prima volta al concerto di Marshmallow. Se non erro. Sezione Dragon Ball qua giù e va benissimo. The Kid Laroi, Uncharted, Patrick Mahomes ed NFL a go go. Ragazzi miei, noi ci becchiamo in live Ozza domani per questo update e più tardi alle 14.30 con lo shorts giornaliero. Tra l'altro domani ci sarà un mega annuncio sul canale, qualcosa di cui seriamente no, non ve lo aspettate. A più tardi, un saluto da Martex e come al solito un bel...